Insomma, io sono Mazzatessa e ben ritrovati qui su Expeditions Rome. Allora, scusate se ci sarà un po' di rumore, ma ci sono dei ragazzini un po' inutili qua fuori che stanno facendo delle urla generiche, quindi niente. Ma spero che termini presto questo disguido. Altrimenti terminerò io loro. No, mi dissocio. No, siamo rimasti qui che stavamo cercando di smuovere un po' la situazione. Allora, abbiamo della gente sottolivellata probabilmente. Forse non è la situazione migliore, ma abbiamo creato dell'equipaggiamento un po' per tutti. Per cui dovrebbe andare un po' meglio probabilmente per quella missione di pacificazione. Ma... Boh, allora questo è assente perché è andato a Zellaro. Quello è ferito, eccetera, eccetera. Ah, già, perché eravamo finiti in quell'agguato. Quindi dobbiamo semplicemente aspettare. Adesso vengono ad attaccarci. Qua finisce di fare le bende. Qua consumano del cibo. Qua facciamo delle bende. Ahia. Qua ritorna il pretoriano. Qua vengono al consulente della zero. Qua finisce le bende. Eccoli. Va bene. Allora andrei con questi su tutti di livello 10. Ok. Se c'è da più cavallo e più assedio. Questo ci dà tutti e tre, ma gli altri non salgono di livello, mi pare che abbiamo visto, no? Questo è già max level, come anche questo. Proverei a mettere questo. Spero che è un po' più scarsino, ma almeno lo livelliamo un po'. Ci hanno abbassato di nuovo il coso. Allora, questo sarebbe molto interessante, ma questo scende a meno 2. Poi ce la rischiamo. Però... Enemy... Non so perché stanno urlando così a dismisura, eh. Questo invece ci riporta su e ci mette sotto di quello. Ci toglie uno, ma ci sale quello. Farei con questo, un pochettino più rischioso, ma... andiamoci. Devo abbassare un po'. Oddio, anche questo. Ok. Si prende su dalla... Ahia. Si abbassano ancora il... Quindi dobbiamo per forza alzare il cavallo. Abbiamo qualcosa per alzare il cavallo? Questo. Questo ci tira su... Del tutto il discorso del cavallo. Enemy scatters sarebbe anche non male. Però dovremmo andare con questo. Che aumenta l'enemy aggression. No, l'enemy aggression è già salita. Però ci aumenta anche lui. Proviamo. Proviamo. Andiamo scarsi di cavalleria, ma... attento 12 non ci arriviamo, se siamo solo 8. Non eravamo a... Ah no, 9 dobbiamo arrivare, ok. Cavolo. Questo recupera quei due.
Questo perdiamo delle persone. In realtà le perdiamo comunque. Qua ci aumenta 5 il morale. Perché arriva 6 quello. Ma vorrei provare quello delle enemy scatters. Perché abbiamo provato a fare tutto su questo. Enemy scatters dovrebbe essere che al posto che ritirarsi vengono devastati completamente. Se avete di 2 questo arriva a 11 e non cambia niente. Qua ci avete 6 il morale. E qua ci... aumenta il manpower, che non sarebbe mica male. Di morale come si è messi? 83. No, beh, di morale si è messo abbastanza bene. Vorrei andare più caldo su questo, visto che abbiamo bisogno di spendere una vagonata di soldi. Siamo messi abbastanza male ora come soldi. Fully destroyed. Yes. Yes. Quindi adesso sono ritirati. Sono stati completamente annientati. Eh sì, guadagna esperienza solo il tizio. È cambiata questa cosa. Hanno guadagnato 10 di esperienza e 0 di morale, abbiamo perso 240 uomini. E abbiamo anche un reward. Un common. Good priest in a spot of war. Va bene. Con 455 non ci facciamo molto. Ma il fatto che sia completamente distrutta non è male. 91 più 150, 18 schiavi. Non è niente male. Allora entriamo un attimo per vedere com'è la situazione. Scusate, forse ero un po' troppo chino. Boh, spero di essere bene in webcam, perché non ho tanto l'abitudine di controllare. Ogni tanto dovrei buttare uno sguardo di qua per vedere se sono a posto. Ma me ne dimentico perché sono preso dal gioco, sono preso dal parlare. Sono uno youtuber proprio di bassa lega. Però si fa quel che si può. Dai, stiamo solo entrando nell'accampamento, please, non devi caricare tutta sta roba. Ok, ho sentito un suono. Ottimo, siamo dentro. Ok. Allora, adesso abbiamo due bende e andrei ad assegnarle quasi quasi ai tizi che sono senza alcune cose, tipo qua. Prendi questo, tu prendi delle bende. Lui ancora non è tornato. Ma era venuto ad avvisare qua. Dove è andato, scusa, in tutto ciò? Gli altri sono a posto, no? Sì. Fatto fin troppe bende. Spero che non ne stiano facendo altre. Più che altro. Outpost management. Sta facendo altre bende. Quante? Siamo pieni. Ne abbiamo più di quante ce ne servono in questo momento, per cui forse ha senso. Ecco. Sì. Cancella. E cancella. Sta facendo i caltrops e una smoke bomb. La smoke bomb può effettivamente tornarci utile. Sì. Dovremmo avere, non so se abbiamo dei Outpost Management. Ah no, quello sta facendo, ci mancano ancora 11 ore per free replenish. Il tizio ancora alla cosa. Allora, new one use stratagem available. Le tactics sono sempre queste. Vediamo se c'è qualcosa. Cavalry and Circlement. Ok. Cioè possiamo craftare alcune di queste. Ma vengono consumati all'uso.
Questo da 5 di cavallo. Non ne ho altro. Perché mi fai vedere che posso... Non mi fa vedere le altre. Ce n'è altre? Ah, no, ne devo selezionare una. Ok. Non so cosa ho selezionato, però. Allora, meno rischio di centurioni e lo scudo non mi ricordo cosa porta. Vai con questo. Questo può aver senso anche. Ha sentito l'articolo di prima. Va bene. Ok, ah, ce ne dà sia di quelle utilizzabili una sola volta, tipo questa, che di quelle fisse, cioè tipo questa, dovremmo ora averla per sempre, credo, e anche Ordered Retreat. Questa invece due usi. Ah, avevamo scelto quella. Va bene, ma quindi noi possiamo andare a un tizio per il workshop. Vabbè, magari non adesso che stiamo... Un po' nelle curve. 12 ore, 11 e 25. Ma vediamo se al mercato ci dicono qualcosa. All is well, I hope. Allora, hanno pochi soldi. Beh, gli abbiamo comprato tutto. Cioè, gli abbiamo venduto tutto. No, andiamo a farci un giro a questo punto. Dobbiamo far passare una dozzina di ore. Perché ero di nuovo troppo giù. Se no, posso. Sì, passo un ciccinino. Posso stare anche seduto un po' più comodo così. Qui in realtà dovrei stare con la schiena dritta. Non sono in una sedia molto confortevole in questo momento. Andiamo qua a raccogliere delle cose, non so bene che dire. Lo lascio. Alcuni disapprovano, alcuni approvano. Prendiamo tutto. Andiamo qua giù in fondo a vedere delle cose. Che altro si è posto? Pegatus è tornato. Anche se Neccio è a posto. Libri da leggere, molto bene. Hank stuff. Quindi adesso ci sono tutti. La bestia sta craftando. Lui sta ancora a replenish. E lui... Beh, se ne ci ho detto che è a posto. Outpost management. Sono a posto, devo solo andare a recuperarli... Là. Con la legione possiamo andare da qualche parte a fare delle cose? Là no, perché possiamo andarla qua, ci sono degli hunting grounds. No, hunting grounds è per la nostra legione, non per noi. Ah, quelli non sono ancora replenish, probabilmente. Ah, sì, ne stiamo andando. Sì, questi sono ancora da fixare, probabilmente. Allora, ci sono alcuni che stanno... commerciando, stanno chiacchierando. Se c'è qualche informazione...
L'armata che c'è ad Antipyrgus ha un ammutinamento. Ah, quindi Antipyrgus è libero, ma chi è dov'è Antipyrgus? Qua? Non so dove sia Antipyrgus. Credo sia quella regione là perché è l'unica che ci manca. Questo con questo fa Africa, cioè questo. Sì, perché sono 3 su 5. Noi ne abbiamo. Questa l'abbiamo liberata, quell'altra là. Dobbiamo andare a vedere. Se fosse che sono liberi, magari è più facile quella missione di pacificazione. Non ne ho idea. Il problema è che cioè, gli altri sotto erano di livello super alto, noi siamo di livello super basso in questo momento. Ci siamo? Eccoci, siamo di nuovo qua, tornati in mezzo a voi. Allora, c'è andato Smokebob e Caltrops e tutta la roba, quindi ha finito anche di craftare il nostro uomo. E abbiamo anche di nuovo. Non so se si è replenishato il mercato, mi sa di no. Ah, infatti. Però sono tutti a posto. Ok, per cui possiamo anche andare a vedere se abbiamo dei. Non mi ricordo se avevamo dei cosi da. Mi sa di sì. Perché avevamo avuto quell'incontro a caso con quei tizi super forti di livello 12. E avevamo usato un sacco. No. Ok, eravamo a posto. Meglio così. I miei tizi stanno tutti bene, abbiamo dei Caltrops e una Smoke Bomb. La Smoke Bomb potrebbe effettivamente tornare utile. Per chi? Questo Princeps qua. Abbiamo dei tizi che sono parecchio scarsi. Questo che è il Caltrops, gli do una Smoke Bomb. E potrei effettivamente usare dei Caltrops per rallentare gli altri che gli vengono dietro. Tipo così. E vedere un po' come il tema della situazione. Vabbè, qua ci sono degli update, ma non ci interessano quelli che possiamo fare. Noi vogliamo fare degli altri tipi di upgrade. E quindi nulla. Lasciamo, abbandoniamo la zona. Practice makes perfect. Vuoi. No, no, io voglio livellare i miei tizi scarsi senza dover buttarli via. Sono livello 7, qua c'era una missione a livello 7.000 miliardi. Allora, andiamo qua su. Sarà da queste parti, no? La città, credo. Quella che diceva che erano vuoti e non sapevano cosa fare. Idle at outpost, ma mi sa che. Sì, facciamo attenzione, siamo in una zona che potrebbe essere pericolosa. Dice, vuoi andare più lento e consumare più cibo oppure. No. Abbiamo perso cibo e acqua, ma non è un problema. Ah, ci sono dei tizi che ci rompono le scatole. Allora io proverei a mettere dentro, magari. No, conviene mettere i miei perché gli altri là sono davvero, davvero, davvero scarsi. Però va a finire che ci prendiamo delle pizze fortissime in faccia allo stadio delle ultime volte. Erano tutti di livello 12. Vediamo ora com'è la situazione. Dovevamo tirarne giù 1000.000. 10 restanti. Ma che livello sono? No, sono livello 10 e 9. Ok.
Eh beh, ce n'è anche di 2, livello 12. No bueno. No bueno. Allora. Sono parecchi, ma possiamo difenderci abbastanza con tranquillità. Credo. Allora, intanto Giulia. Sì, la lascerei là, ma vorrei che fosse un po' coperto. No. Va bene. Sineros, mettiti qua dietro, più che altro, la mettiamo dei Aneira. Che in gamba. E ci metterei però anche magari lui a difendere il passo, mentre invece Bestia qua. E cerchiamo di difendere in due questa zona qua. Sì, ve lo faremo con le nostre tempistiche, belli. E tra l'altro, anzi, mi conviene interrompere qua il nostro video. Perché sono già passati 21 minuti, quindi vedremo nel prossimo episodio. No, questo passa da dietro, porca miseria. Niente, io vi invito come al solito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto e iscrivervi se per caso non l'avete già fatto. Ciao a tutti! E buona giornata.